Al Congresso europeo di cardiologia, ampio risalto hanno avuto i risultati dei nuovi studi con alirocumab, anticorpo monoclonale ipocolesterolemizzante. Ne parliamo con il professor Zambon, uno tra i massimi esperti mondiali di lipidologia. Professore, può descriverci i risultati di questi studi? Oggi in effetti sono stati presentati quattro studi con alirocumab, una nuova terapia ipocolesterolemizzante, studi di fase 3, che hanno preso in considerazione due gruppi di popolazione che potenzialmente potrebbe trarre beneficio clinico da questo nuovo farmaco ipolipemizzante. I primi due studi, sono chiamati Odyssey FH1 ed FH2, hanno indirizzato come popolazione di studio, diciamo, si sono focalizzati come popolazione sugli ipercolesterolemici familiari, una popolazione caratterizzata da un disturbo genetico, quindi su base ereditaria, del metabolismo del colesterolo, pazienti con livelli molto elevati in partenza di colesterolo LDL con un rischio cardiovascolare estremamente elevato. I due studi hanno messo in luce l'effetto di alirocumab in aggiunta a una terapia ottimale ipolipemizzante secondo i più moderni standard e linee guida attualmente raccomandati, quindi statina ad elevata efficacia, rosuvastatina 20 o 40 mg, atorvastatina 20 o 40, in uno dei due studi anche con l'aggiunta di ezetimibe. Ebbene, dopo 24 settimane la prova di efficacia, l'efficacy endpoint, era determinato da una riduzione del colesterolo LDL significativamente superiore alla best treatment, al miglior trattamento attualmente a disposizione, ed in effetti in ambedue gli studi si è assistito a un'ulteriore riduzione del 50-55% del colesterolo LDL, in aggiunta rispetto al miglior trattamento attualmente disponibile con statina ad elevata efficacia ed eventualmente ezetimibe, quindi un dato altamente significativo sulla colesterolemia LDL. Il terzo studio presentato si chiama Odyssey Combo 2 e in effetti prende in considerazione pazienti ad elevato rischio cardiovascolare che con il miglior trattamento attualmente a disposizione non hanno raggiunto i livelli considerati ottimali per il rischio di questi pazienti. Quindi 100 mg o meno di colesterolemia LDL in pazienti ad elevato rischio senza eventi precedenti, oppure 70 mg o meno di LDL colesterolo nei pazienti con già eventi cardiovascolari nella storia pregressa. Anche qui è stata valutata la somministrazione, che vi ricordo è sottocutanea e 2 volte al mese, di 75 mg di alirocumab, una volta ogni 2 settimane, eventualmente titolato a 150 una volta ogni 2 settimane se i livelli di colesterolo non raggiungevano i livelli target di 70 o meno nei pazienti ad elevatissimo rischio. Ed anche qui il controllo di LDL dopo 24 settimane ha messo in luce una significativa riduzione del 50-55% di colesterolemia LDL in aggiunta al trattamento ottimale attualmente seguito da questi pazienti. Il terzo studio si chiama Odyssey Long Term ed è uno studio essenzialmente di safety, che quindi prende in considerazione parametri di sicurezza. Anche qui, rispetto a un trattamento con statine ed ezetimibe, si è assistito a una significativa riduzione della colesterolemia LDL, dove in realtà il dato interessante è un'analisi, con tutti i limiti della post-hoc analisi eseguita ad 1 anno dall'inizio dello studio, che ha evidenziato un trend importante verso la significativa riduzione di eventi cardiovascolari coronarici, fatali e non, e cerebrovascolari, e riospedalizzazioni per eventi ischemici acuti nei pazienti in cui alirocumab era stato aggiunto alla terapia convenzionale ottimale rispetto ai pazienti con solo terapia convenzionale con dosi elevate di statine ad elevata efficacia. Questa molecola, alla luce di questi risultati, assume sempre più chiaramente quelle che sono le sue potenziali indicazioni. Quindi, essenzialmente, verso chi è rivolto questa molecola? In questi due studi ovviamente si è preso in considerazione le popolazioni che un domani probabilmente saranno le popolazioni target per questo tipo di nuovo approccio ipocolesterolemizzante. In primis la popolazione con ipercolesterolemia familiare, in quanto una popolazione ad elevatissimo rischio cardiovascolare, dove anche il più efficace dei trattamenti ipocolesterolemizzanti attualmente a disposizione è in grado raramente di ridurre i livelli di colesterolo a concentrazioni considerate ottimali. Nelle migliori casistiche solo 1 su 5 dei pazienti con ipercolesterolemia familiare eterozigota raggiunge livelli considerati ottimali per il rischio cardiovascolare di questa popolazione, e quindi c'è un bisogno di un ulteriore
approccio ipocolesterolemizzante in aggiunta alle statine, e dove poi il beneficio in termini di riduzione cardiovascolare viene a essere massimo. Abbiamo già importanti dati che ci dicono come ridurre il colesterolo con le statine in questi pazienti produce un'importantissima riduzione degli eventi cardiovascolari, proprio per il fatto che molto spesso non riusciamo a raggiungere i livelli di LDL colesterolo considerati ottimali per questa popolazione, rende necessario un approccio aggiuntivo. Quindi alirocumab si situa secondo me in primis come approccio terapeutico in aggiunta a terapia ottimale attualmente disponibile nei pazienti con ipercolesterolemia familiare. Ovviamente poi i pazienti ad elevato rischio cardiovascolare in prevenzione secondaria potrebbe costituire una popolazione in cui alirocumab in selezionati casi potrebbe portare un ulteriore beneficio clinico. Però la metterei in secondo piano, in primis sicuramente una popolazione con ipercolesterolemia familiare rappresenta quella dove il massimo beneficio potrebbe essere ottenuto da questo approccio nuovo ipocolesterolemizzante. Senta, brevemente, dal punto di vista del profilo della sicurezza, che cosa si può dire? Allora, premesso che ovviamente ci sono studi in corso che valuteranno a medio e lungo termine quella che è la sicurezza di alirocumab somministrato in pazienti a rischio cardiovascolare, i dati attualmente a disposizione, che si limitano sostanzialmente a osservazioni fino a 52 settimane, quindi ad un anno, hanno messo in luce l'assenza di effetti collaterali particolarmente rilevanti a seguito della somministrazione di alirocumab. In particolare non ci sono stati casi di aumento degli enzimi epatici, mialgie diversi da quello che si è visto nel gruppo trattato con placebo. Chiaramente sono dati preliminari e chiaramente sono dati che andranno confermati da osservazioni scrupolose a lungo termine.